Ora passiamo al secondo caso della propagazione degli errori secondo in ordine di facilità, cioè il caso della sottrazione. È questo caso qui, il volume di un oggetto misurato per immersione in un liquido, per esempio nell'acqua. Questo è l'esercizio numero 4 del libro Amaldi, pagina 33. Si vuole misurare il volume di questo tappo di sughero. Siccome il tappo galleggia sull'acqua, allora per immergerlo tutto lo incastriamo con un sasso. Anzi, prima mettiamo soltanto il sasso da solo e vediamo il livello raggiunto dall'acqua. Poi incastriamo il tappo con il sasso e il livello dell'acqua sale. Quindi, confrontando queste ultime due figure, si capisce che il volume del tappo è 48,5 meno 41,5 cm3. E quindi sono 7 cm cubi, che poi vuol dire 7 millilitri, perché un centimetro cubo corrisponde a un millilitro. Vabbè. Comunque, l'operazione è scritta qua, 48,5 meno 41,5 fa 7. Il libro però in questo esercizio non chiede l'incertezza di misura, invece adesso vediamo come si calcola questa incertezza. Bisogna applicare la propagazione degli errori perché il volume del tappo non è una misura diretta, ma una misura indiretta, una grandezza derivata. Infatti bisogna applicare una formula matematica per calcolarla. La formula matematica è una sottrazione, come avevamo visto prima. La formula matematica è una sottrazione fra due volumi. Innanzitutto vediamo le incertezze singole delle due misure, cioè del volume prima e del volume dopo. Il volume prima, con il sasso soltanto, ha un'incertezza di mezzo millilitro. Anche in questo caso abbiamo dimezzato la sensibilità del cilindro, perché il cilindro ha tacchette che sono distanziate di un millilitro, cioè di un centimetro cubo. Ogni tacchetta è un centimetro cubo, però noi possiamo immaginare di vedere delle tacchette aggiuntive a metà tra le tacchette vere e quindi dimezziamo la sensibilità del cilindro. Possiamo far finta che questo cilindro abbia una sensibilità di mezzo millilitro. Infatti anche il libro Amaldi, per esempio, qua segna 41,5 millilitri, perché vede che il livello dell'acqua è tra la tacca 41 e la tacca 42, e la stessa cosa fa qui. Ora noi dobbiamo immaginare che una delle due misure la sovrastimiamo e l'altra la sottostimiamo di mezzo millilitro. Per esempio, immaginiamo che qui ci siamo sbagliati e in realtà il livello ci sembrava 41,5 centimetri cubi, ma in realtà era 42. Possiamo sbagliarci di questo mezzo centimetro cubo, quindi era 42. E quindi qui era 42 e invece qua immaginiamo di aver sbagliato all'opposto. Cioè noi abbiamo letto 48,5, ma in realtà era 48. Quindi questa prima misura l'abbiamo sovrastimata. Anzi no, sottostimata, perché abbiamo detto 41,5 ma invece era 42. E quest'altra l'abbiamo sovrastimata perché in realtà era 48. Comunque, questa abbiamo detto era 42, questa era 48, allora la sottrazione, 48 meno 42, fa 6 millilitri. Quindi il volume del tappo non era 7, ma era 6 millilitri. E questo è il volume minimo del tappo. Viceversa, se noi invece avessimo sbagliato le misure al contrario rispetto a quanto detto prima, allora può darsi che questa che abbiamo letto come 41,5 era 41 e quest'altra invece era 49. Allora in questo caso la differenza tra 49 e 41 fa 8 millilitri. Qui c'è un errore, ho appena corretto, quindi 49 meno 41 fa 8 millilitri. E quindi il volume del tappo non era 7, ma era 8 millilitri. Insomma, il volume del tappo al minimo può essere 6 millilitri, al massimo può essere 8. Quindi la misura del volume del tappo è compresa fra 6 e 8. In pratica è 7 più o meno 1. L'incertezza quindi sul volume del tappo è un millilitro. Come si è ottenuto questo millilitro? Si è ottenuto sommando le incertezze singole delle due misure di partenza, 0,5 più 0,5. Quindi anche nelle sottrazioni, come nelle somme, nelle sottrazioni tra due misure, le incertezze vanno sommate. Vanno sommati gli errori assoluti, che sono questi. Quindi le misure vanno sottratte, 48,5 meno 41,5 fa 7, ma le incertezze vanno sommate e poi questa misura va scritta in modo corretto. 1,0 non va scritto perché ha due cifre significative,
Quindi togliamo una cifra 1 e togliamo un decimale alla misura 7 più o meno 1 millilitri. Questa è appunto la misura finale scritta correttamente. Dunque, come anticipato prima, nelle somme ma anche nelle sottrazioni, come nell'esempio del tappo che abbiamo appena visto, bisogna sommare gli errori assoluti. Attenzione che spesso gli studenti, quando devono fare una sottrazione, invece di sommare le incertezze assolute, le sottraggono. Ma questo sarebbe un'assurdità, perché se noi andiamo a sottrarre 0,5 meno 0,5, verrebbe fuori 0 come incertezza, cioè verrebbe fuori una misura infinitamente precisa che non ha l'incertezza, e questo è un'assurdità nella fisica sperimentale, perché tutte le misure hanno sempre un'incertezza, non possono esserci misure senza l'incertezza.